Paola Gassman, un'icona del teatro italiano e erede del leggendario Vittorio Gassman, ci ha lasciato all'età di 78 anni, creando un vuoto nel mondo della recitazione. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lasciate un mi piace al video. Grazie mille! Il triste annuncio è stato dato dal suo altrettanto illustre marito, Ugo Pagliai. Figlia di due titaniche figure del teatro italiano, Vittorio Gassman e Nora Ricci, Paola ha dedicato la sua vita alla magia delle tavole, seguendo le orme del padre e collaborando con il marito in una serie di progetti indimenticabili. Dopo essersi formata all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, ha debuttato nella prestigiosa compagnia Teatro Libero di Luca Ronconi, distinguendosi in spettacoli epici come Orlando Furioso e La Tragedia del Vendicatore. Ha condiviso il palcoscenico con luminari del calibro di Lina Muller e ha fatto parte della compagnia Brignone Pagliai, fondata proprio dal suo compagno di vita e di arte. Durante una carriera prolifica e vibrante, ha dato vita alle opere di grandi autori come Pirandello, Goldoni e Shakespeare, spesso sotto la guida stessa del padre Vittorio, in spettacoli che restano incisi nella memoria degli spettatori. Negli ultimi anni, ha esplorato la poesia e la scrittura, collaborando con il marito nella pubblicazione dell'autobiografia, Una grande famiglia dietro le spalle. La sua scomparsa ha creato un vuoto nel panorama del teatro italiano, ma il suo lascito artistico continua a vivere attraverso le sue indimenticabili performance e il suo contributo indelebile alla cultura teatrale del paese. Paola Gassman rimarrà per sempre un faro di ispirazione per le generazioni future di artisti. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille!